Nicoletta ha offerto il seggio lasciato da Gualtieri a Giuseppe Conte, che però ha detto no, ha risposto picche. Fatto benissimo, secondo ecco, me. Ha risposto no, però in realtà ha messo in difficoltà un po' il Partito Democratico, con quell'orizzonte di partito riformista, laico, progressista. Io francamente non riesco ad appassionarmi a questa notizia, non capisco per quale... È vero che siamo un paese che ha parlato per un mese del compleanno di Bettini, quindi siamo capaci di tutto pur di nascondere le notizie gravi e serie che succedono in Italia. Ma il fatto che Conte non si candida alle suppletive di Roma 1, ma chi se ne frega? Ma dico, ma perché secondo te un leader, visto che Letta si è candidato a Siena rischiando grosso per... Ma lo ha spiegato. Deve riorganizzare un movimento che sui territori non esiste più. Ha nominato 17 coordinatori oltre ai suoi 5 vice. Deve fare un giro d'Italia per proseguire quello, tra l'altro è andato molto bene in settembre-ottobre per la campagna elettorale. Deve far conoscere il programma dei 5 Stelle e poi deve saldarci la campagna elettorale, sempre che si voti a scadenza naturale e non si vada a votare in primavera o in autunno, cosa che potrebbe anche accadere, soprattutto se Draghi andasse a Palazzo Chigi, al Quirinale. Quindi, perché uno dovrebbe prendere l'ultimo treno per andare in Parlamento a fine legislatura con tutti che direbbero l'ha fatto per i soldi, mentre invece ha la possibilità di farsi la sua campagna elettorale? È chiaro che gli costa, perché Conte non vede un euro dal 4 febbraio. Nessuno l'ha detto, ma gli sarebbe convenuto. Sarebbe entrato in Parlamento, non ci avrebbe mai messo piede, avrebbe preso 15.000 euro netti al mese, e invece lui sta continuando a fare volontariato. È una cosa che quelli che si appassionano tanto al no di Conte dovrebbero rilevare, perché è un caso unico. Chiaro. Non c'è un altro che fa il leader politico a tempo pieno senza vedere un euro da 8 mesi. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.